che è una valutazione della regolarità dell'edificio, e sempre nella scheda noi dobbiamo renderne conto. Come faceva vedere prima l'ingegner Puggi, ci sono sia dei coefficienti dipendenti dal rapporto di forma in elevazione in pianta, ma anche di variazione delle rigidezze e delle masse in elevazione. E quindi conoscere bene le rastremazioni delle murature portanti da un livello a un altro, le variazioni di destinazione d'uso o di tipologia dei solai, e poi mi servono tutte queste cose per riempire la scheda, eh? Quindi ancor prima di fare il modello e ottenere quel famoso PGA obiettivo, abbiamo una serie di operazioni obbligatorie da fare per riempire la famosa scheda di cui parliamo oggi, che sono evidentemente necessarie. Quindi dalle prove sui materiali otteniamo la tipologia della muratura e anche il livello di conoscenza. Dovremo anche dettagliare come siamo arrivati a livello di conoscenza e a capire le qualità meccaniche della muratura attraverso un numero di prove che la norma quantifica con limitate, estese, esaustive. Ora non vi sto qui ad aprire questo argomento, che sarebbe una lezione solo questa. Ed infine dobbiamo dichiarare quali saranno le resistenze medie che noi assumiamo per i nostri materiali. Ovviamente abbiamo delle tabelle di riferimento della normativa, e qui pure ci sarebbe da aprire un discorso, perché la norma diceva pure che ogni regione doveva ampliare e particolarizzare questa tabella su scala nazionale, dipendentemente dalle tipologie murarie di ogni regione. Come sapete bene, ogni regione ha delle murature molto caratteristiche, no Francesco? E qui ci dice pure la norma come quali tipi di prove, di indagini dobbiamo fare per avere un certo livello di conoscenza. Ora arriviamo alle tipologie di modellazione e all'esempio reale. Nella valutazione della sicurezza e nella progettazione di interventi sulle costruzioni esistenti soggetti ad azioni sismiche, particolare attenzione sarà posta agli aspetti che riguardano la duttilità, quindi il campo non lineare. Allora, se io non conosco più che approfonditamente l'edificio nella geometria e nella meccanica, tutto questo punto salta, è quello che dicevamo finora. Si dovranno quindi assumere le informazioni necessarie a valutare se i dettagli costruttivi, perché le connessioni verticali delle pareti e orizzontali dei solai giocheranno un ruolo fondamentale, nonché il fatto che i solai siano rigidi o flessibili. E anche qui poi vedremo che si apre tutto un discorso, perché la norma degli edifici esistenti parla di sufficientemente rigido, non parla più di solaio rigido. E chi è il solaio sufficientemente rigido? Io non lo so. Non so voi, ma io non lo so. E quindi ecco l'assunzione da parte del progettista e una conoscenza, vi farò vedere delle prove fatte da Ray Lewis, dove, nelle quali si dimostra che questa sufficiente rigidezza a volte si ottiene anche con solai che in letteratura apparentemente vengono sempre classificati come flessibili. Invece così non è. Quindi io devo poter caratterizzare nel dettaglio una struttura che sia in grado di sostenere cicli di sollecitazione o deformazione anche dopo il sommerramento delle soglie di plasticità e frattura. Quindi l'obiettivo e il compito è arduo e che non si può risolvere con il pulsantino di cui dicevamo prima. Quindi un'analisi globale, e parleremo del telaio equivalente oggi, come diceva l'ingegner Puggi, ovviamente non esiste solo questo tipo di modellazione per le strutture in muratura, ma esistono modellazioni a macroelementi, elementi bidimensionali, tridimensionali adesso, anche elementi volumici. Quindi, però, un tipo di modellazione per i motivi che diceva prima l'ingegner Puggi, cioè che per l'obiettivo, cioè per il tipo di finalità che si pone l'analisi di vulnerabilità, ci sembrava il modello più controllabile. E questo è tutto, eh? Saper riuscire a controllare un modello, saper interagire con il modello per capire nei limiti quello che stiamo facendo, è la sicurezza che deve avere un progettista. Per cui, a fronte di teorie più evolute, però, scusate, meno controllabili, meno cautelative nei nostri confronti, noi abbiamo adottato sicuramente questo tipo di modellazione.
Ovviamente la moderazione del travaglio equivalente va fatta con i crismi dovuti, perché se no dai numeri all'otto, come dice qualcuno. Quindi l'analisi globale a travaglio equivalente deve riprodurre possibilmente il sistema strutturale reale, quindi tenendo conto della rigidezza e resistenza dei solai che, come abbiamo appena visto, giocano un ruolo fondamentale anche nella modalità di spinta della struttura. Quindi non è, dice, vabbè, ma facciamola a solai flessibili, tanto che cambia. No, cambia fondamentalmente tutto, tanto. Quindi bisogna, ecco, nella già decisione di assumere, nel caso di incertezza, se un solaio flessibile o rigido, già è il primo passo di modellazione senza aver toccato il PC. PC e PC. Posso Prego. Vai. Ecco, qui si apre un'interessante considerazione legata agli edifici che hanno impalcati in parte flessibili e in parte rigidi. Dunque, alcune interpretazioni anche autorevoli ci dicono, per esempio, che con gli impalcati flessibili si può seguire la via della scomposizione in paramenti 2D, cioè in sostanza si possono rivedere i calcoli dei singoli prospetti o paramenti interni assemblati insieme al calcolo globale. Può andar bene, però questo purtroppo non è esaustivo di molti casi in cui invece abbiamo una contemporanea presenza di questi tipi di impalcati. Per esempio coperture deformabili, perché magari sono in legno, non hanno collegamenti sufficienti alle strutture sottostanti, e magari invece solai intermedi, alcuni possono essere in laterocemento, magari anche con soletta sufficientemente armata, altri invece a volta, dove davvero anche lì la rigidità diventa problematica. Quindi difficilmente si può dire che se ci sono solai flessibili si può andare verso la scomposizione dell'edificio. Questo può avvenire solo se sono tutti flessibili. E anche questa cosa, se non ci si riflette bene, può far andare fuori strada. Giusto. Quindi, come dicevo, un altro punto fondamentale per l'analisi globale è l'efficacia dei collegamenti orizzontali e verticali. Perché nel comportamento scatolare del mio edificio è avere le pareti che nell'angolo verticale possono ruotare relativamente tra di loro, piuttosto che invece poter mantenere un angolo rigido a 90 gradi, è un comportamento totalmente diverso nell'uno e nell'altro caso. Dopodiché c'è anche il punto fondamentale dell'individuazione dell'unità strutturale all'interno di un aggregato, e questo però la vedremo magari anche più avanti, ne abbiamo già parlato, anche perché dobbiamo chiudere. Sì, i tipi di analisi velocemente che vediamo sono i tipi di analisi che possiamo fare, come diceva l'ingegnere, sono analisi lineare, dinamica, statica, non lineare e dinamica non lineare. Alcuni punti comuni, e passiamo poi all'esempio, per la modellazione, e sarebbe interessante quindi parlarne, sono appunto la modellazione delle rigidezze degli elementi, che gli elementi murali debbono quindi tener conto sia delle rigidezze flessionali che al taglio. Il discorso degli elementi finitamente rigidi, però anche degli elementi di accoppiamento, quindi nel caso in cui una fascia possa quindi essere considerata una fascia di accoppiamento, quindi la nostra struttura diventa un sistema a pareti accoppiate piuttosto che a mensole che partono dalla fondazione e arrivano continue fino all'ultimo impalcato. Anche qui Anche perché poi in molti edifici esistenti in realtà queste mensole, anche a volerle trovare, non ci sono, perché cambia la geometria da un piano all'altro e quindi c'è un'eterogeneità di strutture che comportano per forza lo studio di un modello complessivo che tiene conto anche degli elementi di collegamento orizzontali. Oltretutto la norma aggiunge anche nel caso in cui, cioè questi il fatto che il collegamento può essere fatto anche da elementi in cemento armato. Tagli rigidi, ecco, è importante, la norma ci consente una ridistribuzione del taglio di piano sui maschi ancora reagenti, e nel caso di solai deformabili questa ridistribuzione può essere al limite eseguita solo per allineamenti di pareti, perché non abbiamo più il solaio rigido che li ripartisce. A questo punto io andrei avanti all'esempio, perché qui era una carrellata della modellazione, e mi fermerei però qui, perché nell'analisi statica non lineare, ovviamente, che può essere condotta per edifici murature anche se la massa partecipante al primo modo è minore di 75% ma è superiore al 60%, i pannelli murari, quindi sono pannelli e fasce, saranno modellati con un comportamento elasto. Una possibilità è quella della modellazione con comportamento elastoplastico, perfettamente plastico. La distribuzione delle forze che utilizzeremo per spingere la struttura devono necessariamente essere una del gruppo 1 e una del gruppo 2 della norma. Quindi
Mi riferivo proprio a questo, perché in un prospetto in muratura, come vedete qui, possiamo quindi schematizzare un telaio equivalente, che è questo di destra, e poter schematizzare per ogni maschio murario un comportamento elastoplastico di questo tipo. Ovviamente questo dipende fortemente dalle condizioni di vincolo al contorno. Fino a qui siamo tutti d'accordo. Quindi noi ci troveremo ad avere per ogni pannello o per ogni fascia un comportamento elastoplastico di questo tipo. Quindi noi pensiamo che iniziamo a spingere e ogni elemento sarà sollecitato prima lungo il campo elastico, poi raggiungerà il limite elastico o il momento resistente per la muratura, perché poi è perfettamente plastico, o il taglio resistente, dopodiché ha una duttilità imposta dalla norma, perché la duttilità che ha il nostro pannello è proporzionale all'altezza del pannello stesso. Quindi noi abbiamo questa duttilità a disposizione. Anche qui ci sarebbe da dire molto, ma questo è. Sono ammesse anche analisi dinamiche non lineari con l'uso di accelerogrammi, ma qui le trascuriamo, ma in alcuni casi specifici noi l'abbiamo utilizzati. E vi dico quali, per esempio, quando avevamo due strutture vicino che rischiavano di martellare l'una con l'altra, in quei casi abbiamo modellato l'elemento di martellamento. Ovviamente, oltre ai modelli dei singoli edifici, abbiamo anche studiato l'effetto sotto accelerogramma dell'effetto del martellamento sugli edifici che non avevano un giunto adeguato. A questo punto dobbiamo dichiarare il tipo di analisi che andremo a fare, sempre sulla scheda, quindi anche qui fatta una scelta si deve dichiarare, quindi, e vedete che dobbiamo dichiarare anche le masse partecipanti, i periodi fondamentali, quindi il passaggio attraverso l'analisi modale, oltre per i motivi che ci diceva prima l'ingegnere, ma fatta anche per un discorso meramente computazionale della scheda, che sono informazioni che noi dobbiamo comunque trascrivere. E ecco il caso reale dell'Aquila. Prego. Si può derogare? No, beh, vale nel senso come indicazione, come parametro di riferimento, certo. Sì, sì. Però è un parametro, diciamo, di riferimento per ritenere, diciamo, tra virgolette, una bontà di un'analisi. Mi ricollegavo a quello che dicevamo prima stamattina quando facciamo l'analisi statica non lineare. Vai. Ecco, questo parametro, anche se non è ovviamente obbligatorio per l'edificio esistente, come giustamente nota De Santis, ma va tenuto un po' per riferimento, per esempio, per un intervento di consolidamento. Esatto. Perché più ci si avvicina all'aumento della massa partecipante del primo modo, e più l'edificio si regolarizza, sostanzialmente. Perché quando c'è una grossa dispersione delle masse partecipanti è proprio perché c'è un andamento, diciamo così, che può avere caratterizzazione anche di modi torsionali, quindi di aspetti secondari che tendono a essere dannosi per l'edificio. Quindi è comunque un limite di riferimento che però non è tale da impedire l'uso dell'analisi. Però è di riferimento anche per il Re-Lewis, per questo che l'ho citato io. Sì. Ecco, nel senso che è di riferimento. Lo stato attuale poi quello che è. Esatto. Lo stato di progetto, cioè lo stato di un eventuale intervento, diventa sì. Parametro da tenere in considerazione. Esatto. Ovviamente per motivi, diciamo, poi qualcuno lo riconoscerà del posto, ma io no, l'ho chiamato genericamente edificio L'Aquila, e questo è un grande edificio, come vedete, a C negli ultimi tre piani, invece a pianta diciamo più o meno rettangolare per i primi due livelli, e come già vedete da questa immagine qui in basso ha delle piccole perché poi vi dirò perché delle piccole interferenze con un altro corpo, quindi che poi si possono...